qui è Pierluigi Pardo che vi parla e vi dà il benvenuto a questo match valevole per l'andata delle semifinali della Western Conference. Consentitemi come sempre di salutare Stefano Nava al mio fianco per il commento tecnico. È sempre un piacere, Pierre, un saluto anche agli amici a casa. Si inizia a fare sul serio, attenzione, 8 squadre rimaste e solo 4 partite da qui alla finale della E. E sarà a calcio di punizione. Per il difensore Jonathan Dos Santos, Yetiet prova la botta, palla in gioco, pericolo, ecco il tiro, c'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Jermaine Jones, grande riflesso. Palla messa in mezzo, buono l'intervento del difensore che spazza via. Sears ha spazio per andare, crossa verso il centro e il portiere ci arriva sul colpo di testa. Hunter punta la porta. Alessandrini, Ashley Cole ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Recupera palla intercettando bene il pallone. Guadagna metri verso l'area, occhio al contropiede. Difesa che fatica a spazzare via palla. Ashley Cole, Dos Santos, Alex Hunter, occhio al pallone giusto, palla raccolta senza problemi dal portiere. Palla girata sulla fascia. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Occhio al pallone filtrante. Non può sbagliare da lì. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto. Van Damme! Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Medranda. Ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Alex Hunter si è sbarcato con gran classe. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Dos Santos, c'è spazio per andare. Alessandrini prova in porta, chance importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. Occhio al pallone in me. Jermaine Jones! Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Brutto passaggio, recupero facile. Può avanzare a spazio. Può cercare il cross. La rimette in mezzo. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Jonathan Dos Santos. Buona l'intuizione qui. Occasione! Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza, poteva fare decisamente meglio in questa circostanza.
Nedranda. Occhio, cerca l'area di rigore. Si libera dell'avversario. Occhio al tiro. Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Beh, ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. C'è spazio per andare. Nessun problema per il portiere. Apre il gioco. È stato fermato dal difensore. Niente da fare, gran recupero difensivo. Ancora 3 minuti da giocare. Avanza, palla al piede. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Jonathan Dos Santos. Ashley Cole. Può andare. Cross in mezzo, ci ha messo una pezza qui il portiere. Tentativo di chiusura. Parità dopo i primi 45. Tu. Secondo tempo che comincia col possesso Galaxy. Punta l'area. Vediamo se riesce a passare il difensore. Attenzione. E c'è il tiro. Sicuro l'intervento del portiere. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Nedranda. C'è spazio davanti. Ci riprova. Portiere che blocca. E sarà calcio di rigore. L'arbitro è stato clemente in questa occasione. Poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo. Poteva andargli anche peggio. Di rigore, non va. Sì, vero, ma anche merito del portiere che ha effettuato una grande parata, Pier. Hunter. Paragna metri. Alex Hunter. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Hanno spezzato bene la trama qui. Hunter punta la porta. Occhio a questo lancio. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Pallone profondo, pericoloso. Ha perso il pallone. Era una grande possibilità in contropiede. Guadagna metri. Non va. Ci sono metri a disposizione. Prova la botta. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Gli LA Galaxy effettuano dunque un cambio. Occhio al tiro della bandierina. E c'è la traversa. Si sblocca dunque la semifinale della Western Conference. I tifosi dei Galaxy avrebbero preferito un altro risultato, ma nulla è perduto. Possono ancora mettere in piedi la partita e poi... c'è sempre il ritorno da giocare. Un gol di rara precisione col pallone a fil di traversa. Tiro imparabile. Complimenti all'attaccante, fantastico. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
può correre lungo la fascia. Il difensore blocca bene il cross. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Occhio, cerca l'area di rigore. Si abbassa per ricevere. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Crei molte. E il pallone se ne va via. Hunter. Occhio alla ripartenza. C'è il movimento dei compagni. Occhio alla botta. Bravo il portiere a dire di no. C'è un fallo laterale a disposizione degli LA Galaxy. Sostituzione in arrivo. Ashley Cole. Palla lunga sul secondo palo. Palla spazzata in calcio d'angolo. Intervento decisivo del difensore. Occhio al corner. Van Damme! Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Esce e recupera il pallone. Pressato. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Punta l'area. Buona la chiusura. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. C'è il cambio dunque per Ashley Cole. Penso proprio sia un cambio tattico. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara. E la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Ancora 120 secondi alla fine. Occhio al contropiede. Crossa verso il centro. Palla che viene rilanciata in avanti. Saranno 2 minuti di recupero. Sirius. Pallone profondo, pericoloso. Galaxy che escono sconfitti da questa sfida, ora devono pensare solo al match di ritorno e correggere quello che non ha funzionato. Non sono una squadra che si abbatte tanto.